In questo video voglio fare una breve recensione di uno, penso, del libro più bello che io abbia letto in vita mia. È il libro di un autore tedesco, Roger Repplinger, libro tradotto in italiano, intitolato Buttati giù, Zingaro. Parla della storia dello sviluppo e della nascita del pugilato e del calcio nella Germania nazista, quindi siamo nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, di come questi due sport divennero un fenomeno di massa, un fenomeno popolare, tanto da divenire terreno fertile per lo sviluppo della propaganda nazionalista e successivamente nazista. È anche un atto di denuncia questo libro, perché ci pone di fronte, contrappone la vita delle vittime con la vita dei carnefici, dei loro oppressori. Non a caso il pugile Johan Trollman è un pugile sinti di etnia Rom, mentre Tull Harder è un calciatore affermato, benestante, di famiglia ricca, di origine ariana, quindi puro tedesco al 100%. Il calcio in Germania ha avuto qualche difficoltà iniziale a diffondersi, perché i cittadini non vedevano, i tedeschi non vedevano di buon occhio tutto ciò che provenisse dai confini transnazionali. Non a caso il calcio è uno sport di origine inglese. Infatti il padre di Tull Harder puniva severamente le sue scorribande clandestine sui campi di calcio. Lui di famiglia si sarebbe potuto permettere ben altro, ben oltre che un pallone di calcio di un campo di gioco, visto comunque il fatto di provenire da una famiglia benestante. Nella Bassa Sassonia, la stessa zona dove Tull Harder comincia a dare i primi calci al pallone, anche il pugile Johan Trollman inizia a mettere, all'età di 8 anni, inizia a entrare per la prima volta in una palestra di pugilato, e subito gli viene affibbiato il nome Rucelli, di Alberello, grazie alla sua folta chioma, alla bellezza e alla sua eleganza, al fisico longilineo. Ai tedeschi il pugilato piace perché rappresenta, incarna quei canoni dell'esaltazione della forza fisica e dello sport che tanto erano cari anche al regime. Anche il calcio in breve tempo si militarizza e si mette a disposizione del regime. Addirittura vengono fatte risalire le origini del gioco ad alcune vetuste antiche pratiche teutoniche da parte di Erich di Prussia, in modo tale da poter anche giustificare l'origine tedesca del calcio, facendo sparire quelle reminiscenze, le origini inglesi del gioco. Tull Harder ben presto si diventa un calciatore famoso, un calciatore affermato. Lui già nel 1913 debutta, inizialmente gioca con l'Eintracht di Francoforte, per poi successivamente approdare alla squadra dell'Amburgo. Nel 1914 Harder vede riconosciuto il proprio talento con il debutto e con la convocazione in nazionale, diventando una colonna portante della nazionale calcistica del proprio paese. Se non fosse stato per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che lo ha visto chiamato alle armi al fronte, lui avrebbe partecipato anche alle Olimpiadi del 1916. Per quanto riguarda John Trollman, lui stravolge uno stile pugilistico rigido e legnoso, come era allora quello dei pugili tedeschi, un po' di tutto il mondo, perché allora c'era la tendenza di piazzarsi come delle torri al centro ring e di sferrare i cazzotti, mentre lui è stato il precursore di una tecnica pugilistica che poi sarà fatta propria molti anni dopo dal Muhammad Ali, appunto danzare come una farfalla e pungere come un'ape, perché Johan Trollman si muoveva, era agile sul ring, mobile sulle gambe, non stava fisso. Non è che lui non portasse i colpi o che non facevano male, li portava e come. Ha un'eleganza e una sicurezza lui nel salire sul ring, e molte delle è bello, molto bello, molte delle persone che restano a bocca aperta quando lui, durante i suoi combattimenti, sono soprattutto donne. Quando Rucheli sale sul ring, la gente smette di parlare, resta ammaliato, ma non perché sia un colosso tipo Primo Carnera col naso schiacciato e quel sorriso da bambinone troppo cresciuto, una macchina da guerra come Mike Tyson, che sale sul ring con quella rabbia negli occhi di un'infanzia trascorsa nel ghetto di Brownsville. Lui fa una cosa che nessun altro aveva fatto prima: danza, muove gli scarponcini velocemente sul ring, i suoi avversari neanche si rendono conto dei colpi, da dove provengono gli innumerevoli colpi che li colpiscono, e questa è una cosa che lui è stato il precursore in questo, una cosa che nessun altro aveva fatto prima. Sembra destinato a puntare al titolo di campione dei pesi medi, ma c'è un problema, che Trollman è un pugile di 26 anni,
amatissimo dalla gente, ma quella è appena diventata la Germania di Hitler, e lui è un Sinti, è uno zingaro, e Rucheli vuol dire alberello, ma in lingua Roma. Ai nazisti lo sport in generale piace, sempre per l'esaltazione della purezza della razza, infatti produrre dei giovani sani e robusti diventa un obiettivo del regime, in particolar modo il pugilato addestra i giovani a combattere per vincere, quindi è una cosa che loro vedono di buon occhio. Non a caso nel programma T4 sono state sterminate più di 100.000 persone considerate vite indegne di essere vissute perché erano persone malate o affette da qualsiasi tipo di demenza fisica o anche mentale. Nel 1933 vengono varate le leggi razziali, pertanto l'allora campione dei pesi medi, detentore della cintura, Erich Selig, di origine ebrea, pugile ebreo, è costretto a scappare prima in Francia e successivamente negli Stati Uniti, altrimenti i nazisti, come gli avevano testualmente detto, altrimenti lo avrebbero ucciso. Pertanto a disputare il titolo nella birreria Bosch di Berlino sono Johann Trollmann, opposto al pugile Alfred Witt, pugile tedesco di 5 kg più pesante di lui. Durante l'incontro non c'è storia, con la sua tecnica Trollmann lo batte ai punti, ma alla fine del verdetto, Thurl Harder, presidente della federazione pugilistica tedesca, un nazista, dichiara l'incontro nullo a causa della provenienza di Sinti di Rucheli, perché mai un pugile Sinti, secondo l'ideologia nazista, sarebbe potuto diventare il campione del mondo. La gente, come ho già detto, lo amava, amava questo pugile di origine Sinti, e pertanto inizia a protestare energicamente, a fischiare, urlare in supporto di Johann Trollmann, al punto da stravolgere e capovolgere un verdetto politico. Infatti, dopo quella protesta, Trollmann viene considerato il campione del titolo, gli viene assegnata la cintura e gli viene riconosciuta la vittoria durante il match. Circondato da quell'amore, da quell'affetto da parte della folla, Trollmann scoppia a piangere come un bambino, si fa prendere dall'emozione per il presidente della federazione pugilistica tedesca, Herrada. Naturalmente l'incontro è annullato, non è valido, perché è stato sporcato da quella danza di Rucheli sul ring, poco consona ai canoni pugilistici ariani, nonché a quello spettacolo effeminato del pianto a fine incontro. Questa volta gli pongono di fronte un nuovo avversario, deve affrontare Gustav Eder, un altro pugile tedesco. E che cosa fa questa volta Herrada? Impone a Trollmann, gli vieta di utilizzare il proprio stile pugilistico, ovvero gli lega le gambe, dice: ok, se tu vuoi combattere, devi combattere come gli ariani, come i veri pugili, devi stare a bordo ring e devi portare i colpi. È un po' come se l'avessero un po' come se avessero praticamente annullato la sua anatomia pugilistica, ovvero il suo modo di boxare. E quindi che cosa fa quando deve affrontare nel prossimo incontro valevole per il titolo, Rucheli, che è sempre stato molto satirico, con quel suo sorriso ironico con cui affrontava i suoi avversari stampato sul volto, dice: ok, è così che voi mi volete come un ariano, e si presenta completamente sporco di farina, bianco su tutto il corpo e con i capelli, lui che era bruno, castano, di carnagione olivastra, si presenta con la farina, completamente sporco di farina sul torso e sul corpo, e con i capelli biondi, dipinti all'indietro, come quasi volesse simboleggiare la parodia dell'ariano, quello che loro, come i nazisti, come il regime, avrebbe voluto che lui fosse. E che cosa fa Rucheli? Si mette come gli è stato imposto, visto che non poteva dare sfogo al suo estro, alla sua tecnica pugilistica, sta piazzato al centro del ring e si becca tutti i colpi del suo avversario, quasi senza reagire, immobile, fermo, passivo, fin quando alla fine, penso della sesta o della settima ripresa, non ricordo bene, cade a terra al suolo, stremato, sfinito.
Subito dopo il match con Gustav Heder gli viene ritirata la licenza pugilistica ed è qui che inizia il suo declino umano, oltre che professionale, con la promulgazione delle leggi razziali che prevedevano appunto la preservazione della purezza della legge ariana, viene purtroppo sterilizzato, viene castrato e viene costretto poi. Viene mandato al fronte, costretto a combattere durante la Seconda Guerra Mondiale. Al suo rientro viene internato in uno dei campi di concentramento della Germania nazista, dove troveranno la morte 55.000 Rom e Sinti uccisi di lavoro. Ed è qui che anche Trollmann trova la morte per mano di un criminale comune. Emilius Cornelius, che l'aneddoto del titolo del libro Buttati giù Zingaro è che Emilius Cornelius lo pestava, lo picchiava, e mentre lo picchiava, non lo sapeva neanche picchiare, lo picchiava pure male, mentre lo picchiava gli diceva Buttati giù Zingaro, perché lui rimaneva solido in piedi sulle gambe, non cadeva, fermo. E successivamente troverà la morte per mano di questo capo con un badile, cioè con una pala, la sfracassato il cranio, e questo è l'epilogo di come finisce la triste eroica storia di un eroe, di un uomo che ha trovato la morte per mano di un regime spietato e dittatoriale, nonché disumano. Ma come si sa, il razzismo e il nazismo non conoscono dignità. Emil Cornelius se la caverà con pochi anni di carcere dopo il brutale omicidio di Trollmann. E Tullader, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ritorna in patria e riprende a lavorare come assicuratore, lavoro che lui aveva fatto successivamente durante la sua carriera, professionistica di calciatore. E interrogato dal Tribunale di Norimberga circa sulle proprie responsabilità, come tutti gli altri criminali, ha semplicemente risposto di aver dovuto obbedire a degli ordini superiori che gli erano stati imposti, perché lui aveva anche lavorato, era stato impiegato come SS in diversi campi di concentramento. E addirittura lui cerca di far valere il suo curriculum sportivo e calcistico durante il processo di Norimberga, e appunto avvalendosi della sua non volontà di fare determinate cose, ma del fatto di essere stato costretto. E avessero avuto questi individui un briciolo della dignità e del coraggio dimostrato da Trollmann, ma anche il voler paragonare il sangue delle vittime con la subumanità degli aguzzini rappresenta un insulto all'umanità, addirittura Harder. Successivamente, dopo essere tornato in patria, dopo aver ripreso a svolgere tranquillamente la sua professione di assicuratore, percepiva anche un sussidio statale, percepiva una pensione, penso per meriti sportivi, meriti calcistici. I tribunali tedeschi hanno stabilito che gli Zingari sono stati perseguitati non per motivi razziali, ma in quanto criminali comuni. E un'amarezza sconfinata, mitigata solamente da un atto dovuto, perché a Johann Trollmann, ai discendenti di, suppongo ai nipoti e pronipoti di Johann Trollmann, nel 2003 gli viene assegnata una cintura dalla Federazione Pugilistica Tedesca, in quanto una cintura di campione che vede ufficialmente Rucheli, gli vede assegnato il titolo che gli era stato tolto nel 1933, quindi un match che è durato quasi più di 70 anni per vedere l'assegnazione del titolo. Ma se il combattimento di Trollmann è un combattimento che è durato 70 anni, il combattimento che vede, che contrappone la verità e la giustizia alla volontà di cancellare con un colpo di spugna tutte le atrocità del nazismo e del fascismo, è un percorso ancora molto lungo, e sono ancora troppi, molti dubbi e i debiti che devono essere saldati dai regimi nazifascista nei confronti delle loro vittime.